un anno europeo per un futuro più verde, più inclusivo e più digitale. L'anno europeo è dedicato ai giovani. È stata una scelta forte da parte delle istituzioni europee per perimetrare una ripartenza dopo la pandemia. E la ripartenza può essere fatta solo assieme con i giovani. Abbiamo voluto strutturare questa iniziativa innanzitutto con le scuole, per le scuole, per i giovani, che siano di conseguenza protagonisti. L'università ha un ruolo fondamentale in quanto istituzione che deve promuovere cultura e innovazione, tutta una serie di azioni che sono volte appunto a includere le diversità, diversità di genere, come sottolinea l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030, intese non solo nella diversità uomo-donna, ma nei diversi generi e diversità legate a appartenenze culturali diverse, a persone portatrici di disabilità o handicap, in una logica che ci deve spingere verso una società migliore. Il Gender Equality Plan è uno strumento fondamentale in questo senso. L'approccio Rifiuti Zero cerca di proporre delle nuove soluzioni rispetto alla produzione di rifiuti. Il riciclo è sicuramente un'azione fondamentale, necessaria per gestire il problema dei rifiuti, ma altre azioni sono addirittura più importanti, come ad esempio il ripensare alcuni oggetti, quindi cercare di capire se un oggetto è stato prodotto minimizzando il consumo di energia e minimizzando gli sprechi, o addirittura rifiutare alcuni comportamenti che producono troppi rifiuti o con un altissimo consumo di energia, quindi ripensare il modo di produrre al pari anche di ripensare il modello di consumo. Così anche è fondamentale cercare di creare delle leggi e dei regolamenti che possano favorire un'economia circolare. Sviluppiamo diversi progetti relativi ai processi partecipati, nei quali diciamo le pubbliche amministrazioni o le aziende vogliono raccogliere il sentiment delle persone relativamente alle tematiche sulle quali si trovano a decidere. Dobbiamo quindi essere tutti consapevoli che, indipendentemente dal fatto di essere stati coinvolti o meno effettivamente nell'ambito di un processo partecipato, probabilmente le nostre informazioni e il nostro sentire è già o è possibile averlo a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle aziende che vogliono fare questo tipo di analisi. Sappiamo che il futuro chiederà a tutti i giovani prossimamente di avere non solo competenze di base, ma anche competenze di alta qualificazione sullo sviluppo sostenibile da applicare in ogni settore. Significa cambiare visione del mondo, ragionare e voler vedere quello che verrà. Quando parliamo di formazione, educazione e sostenibilità, il concetto trasversale, interdisciplinare, deve abbattere le barriere degli ambiti disciplinari chiusi, un approccio che prevede non tanto trasferimento di conoscenze, ma la stimolazione di nuove competenze da applicare nella vita quotidiana e soprattutto anche nella professione futura. Noi tutti quanti, come studenti e rappresentanti degli studenti e membri dell'associazione, abbiamo voluto anche far passare ai futuri studenti dell'università quanto sia importante trovarsi anche fuori dalle aule della didattica e fare comunità, fare associazionismo, e di quanto sia importante, quanto sia in un'ottica di sostenibilità importante appunto partecipare per rendere l'università a misura di studente, plasmarla in base alle nostre necessità. L'innovazione, che non è solo un'innovazione tecnologica, ma anche un'innovazione di rapporti, di come stiamo assieme nei nostri contesti locali, a livello europeo e anche come cittadini del mondo, è il punto di partenza per un futuro migliore.